Ora ci occupiamo di mare e di pesca. Il microfono va ad Edoardo Spera. L'INAIL ha presentato anche quest'anno il rapporto nazionale sulla pesca. Molti dati emersi e sebbene il comparto sia in difficoltà, gli operatori del mare impiegati nel comparto superano le 28.000 unità. Ma non solo questo, come spiega Gattino Cariola, direttore centrale dell'INAIL. È un comparto che affronta parecchie difficoltà e che ha bisogno di misure di sostegno per uscire da una crisi che ormai sta diventando sempre più grave, un turnover anche della popolazione attiva che cresce sempre di più nell'età media, sono tutte quante problematiche che vanno affrontate. Ciononostante l'Italia continua ad essere una delle nazioni più importanti del Mediterraneo per quanto riguarda la raccolta del pesce. Gli addetti superano abbondantemente le 28.000 unità. E queste sono 28.000 unità che possiamo considerare a tempo pieno. Poi c'è comunque un indotto legato al settore che lavora dalla conservazione del pesce al trattamento e a quant'altro, quindi l'indotto generale sull'economia del paese è molto più alto. Ecco direttore, se dovessimo tradurre in denaro il giro di affari del settore della pesca in Italia, quanto si potrebbe dire che muove? Io direi che siamo intorno allo 0,3-0,4% del PIL, quindi questo poi è un calcolo che possiamo fare in termini di miliardi annui che vengono apportati al sistema. Ecco perché dicevo che era una risorsa fondamentale del paese. Cariola, e per quanto riguarda gli infortuni che avvengono in mare? Abbiamo registrato un calo medio infortunistico nel periodo che va dal 2001 fino al 2008 di circa il 18%, ciononostante il dato rimane ancora grave perché gli infortuni che avvengono nel settore della pesca purtroppo quando avvengono sono particolarmente gravi.